Salve, in questo secondo video che riguarda il motion tracking vorrei passare a degli esempi pratici. Avverto subito però che non otterremo dei grandi risultati. Non capisco perché non ottengo risultati ricercati, dato che penso di aver capito la teoria e invece non ottengo risultati, ma vedremo più avanti via via. Allora, il primo passo è importare la nostra clip. È importante tagliare oppure selezionare tramite i punti d'ingresso e di uscita il tratto di clip in cui azionare, in cui mettere l'effetto del motion tracking, il plugin. Questo perché è bene scegliere un tratto in cui il movimento da tracciare sia lento e lineare, nelle condizioni ottimali, insomma, perché già è difficile ottenere dei buoni risultati di tracciamento e quindi è sempre meglio mettersi nelle condizioni il più perfette possibili. Si possono usare anche i plugin del motion blur e dell'histogram per aumentare il contrasto in modo da rendere più evidente e più omogeneo lo sfondo su cui avviene il tracciamento. In questo caso io non lo farò perché l'ho già provato e non cambia niente. Siccome impegna parecchio il computer, rallenta parecchio la fase di elaborazione e la rende molto più lunga. Quindi io ne faccio a meno. Il risultato è comunque esattamente lo stesso. Adesso spiegherò il metodo che a me è apparso migliore. Ho fatto decine e decine di esperimenti, ma forse sono arrivato anche a un centinaio, da diverse settimane, non ottenendo mai dei buoni risultati. Quello mi ha portato ad avere il filmato migliore, il tracciamento migliore, con un solo errore evidente che vedremo fra poco come avverrà. Insomma, la prima parte si tratta di mettere il plugin. Io userò il Motion CV, ma è esattamente analogo all'HV oppure al movimento pure semplice, penso sia il primo. Esiste anche quello a due punti che ho provato a usare, ma anche questo senza successo. Invece il 5.1 è dedicato specialmente alla stabilizzazione dei video traballanti e lo vedremo nella seconda parte del video. Adesso ci dedichiamo al tracciamento. Allora, la prima cosa da fare è creare il block target. In questo caso voglio tracciare la carta lasso di fiori. Molti tentativi avevo fatto prendendo solo la macchia nera del fiore centrale, ma mi venivano fuori tantissimi errori, per esempio se ne andava negli altri estremi perché lo considerava simile, oppure andava addirittura a cercare delle zone di contrasto molto grosse, saltando di palo in frasca attraverso il frame. La cosa migliore che ho trovato è prendere tutta la carta, anche leggermente di più, in modo che l'insieme sia unico. Non esiste da nessun'altra parte una zona in cui ci sia un grosso centro nero con tanti altri piccoli centri neri intorno. Quindi prendere tutta la carta è la parte, il blocco più unico che si riesca a trovare in questo filmato. Allora, disegna vettori e guardate caso, io l'ho già centrato perfettamente. Comunque si può andare a posizionarlo. Il blocco centrale lo posizioniamo con blocco X o blocco Y, oppure quando siamo vicini per fare un lavoro molto più preciso, possiamo anche ingrandire che conviene per vedere meglio. Per fare un lavoro più preciso, qui ho scelto proprio il centro del fiore, si può mettere gli ultimi passi, si può farli mettendo i valori numerici. A questo punto si mette non fare nulla ad azioni e salva coordinate nel metodo calcolo. Anche questa l'ho già posizionata e l'ho scelto. Siccome la carta andrà da destra a sinistra, il movimento che farò con la mano è da destra a sinistra, l'ho scelto molto basso perché non avrà grandi variazioni in altezza, però parecchio lungo perché la carta arriverà verso questa parte qua e verso questa parte qua del movimento. Allora sono andato a scegliere traccia singolo fotogramma, che è l'opzione più precisa. Per
e ho messo come frame base il frame 170, perché come si vede qui è praticamente a metà del movimento di escursione dall'estremo qua a sinistra e l'estremo a destra. In questo modo il vettore di movimento che verrà calcolato risulterà la metà di quando, di come per esempio se l'avesse preso al fotogramma 0, che inizia da qui e quando arriva fin qua giù il vettore in movimento, il vettore assoluto, è sicuramente andato di fuori portando a degli sbalzi e a degli errori. Invece, scegliendo questa gabbia così e col vettore frame base a 170, l'escursione sarà la metà. Da qui a qui e da qui a qui, e con questa gabbia che ho costruito, con questo box esterno che ho costruito, non va mai fuori e quindi è l'opzione più precisa possibile. Fatto questo, mettendo salva coordinate e non fare nulla, metto non fare nulla per non appesantire questa parte che è già abbastanza lenta. Intanto l'importante è memorizzare il tracciamento che viene effettuato. E quindi basta save coordinate. Allora si va al primo e si parte il tracciamento. Come si vede, il blocco resta fisso perché con il fatto di non fare nulla che abbiamo impostato come action, lui vede il centro, l'origine da cui calcolare il vettore del moto che va a finire al punto che noi avevamo deciso di prendere. E quindi via via che si avvicina al centro diminuirà, poi quando oltrepassa ricomincerà a aumentare dalla parte opposta. L'importante, come ho detto prima, è che si riesca a tenere il vettore in movimento sempre all'interno del box più grande del range di ricerca. In questo caso non l'avevo detto prima, ma avevo messo anche settling speed al valore minimo, cioè a 1, proprio per ridurre l'ampiezza, l'escursione del vettore del moto. È molto lento, quindi adesso taglio e ci rivediamo in questa zona qui quando avverrà l'errore. Ecco, riprendiamo da qui perché mi sembra sia da queste parti che viene fuori il salto. È mio orgoglio, dopo tantissimi tentativi, essere riuscito a ridurre questi salti, questi errori di tracciamento solo a un piccolo salto, mentre in tutti gli altri esempi avevo provato prima sempre tantissimi salti di escursioni enormi. Eccolo, è qui in questo momento è avvenuto il salto. Non riesco a capire perché, sinceramente, perché non è una zona in cui, ecco, ora l'ha ripreso e quindi da qui in poi siamo a metà del filmato, quindi faccio un altro taglio e ci rivediamo alla fine. Eccoci qui. Ci avviciniamo alla fine del tracciamento di tutti i calcoli. Aspettiamo ancora un attimo. Ecco fatto. Il nostro calcolo è avvenuto e viene memorizzato nella directory temporanea Motion CV, questo qui. Quindi adesso possiamo agire e fare tutte le cose che ci pare, tanto quello è salvato all'esterno di Cinelerra e quindi non verrà toccato a meno che non si scancelli direttamente. Anzi, in realtà consiglio che se è venuto male il tracciamento di scancellarlo e di riprovare un altro esperimento, un altro tentativo di tracciamento. E se anche quello viene male, di nuovo cancellarlo prima di rifare i nuovi tracciamenti. Bene, adesso il passo successivo che consiglio di fare è di raddoppiare questa traccia qui, crearne una copia, un'altra, perché sarà quella la base in cui vedremo il filmato. E per fare questo basta fare Shift T, io ne faccio due per anticiparmi un po' prima. Con Shift Click ho disattivato quell'altro e lasciato attiva solo la traccia principale. Con A seleziono tutta la traccia, con C la copio, poi sempre un shift click rendo attiva solo la traccia chiamata video 2 e con V la copio. A questo punto abbiamo copiato anche l'effetto che è esattamente uguale.
però ora sono indipendenti i due effetti, perché questo non è un effetto condiviso, è la copia dell'effetto, è qui all'inizio è uguale, ma adesso noi lo andiamo a cambiare e lo impostiamo come ci pare a noi, con stabilizza sottopunti. E importante, leviamo disegna vettori, perché almeno leviamo le tracce, che se non risulterebbero evidenti anche durante il rendering finale. Poi ancora andiamo in media e prendiamo una stella, l'immagine di una stella, non ho attivato questa, quindi non ce la fa copiare lì, e la aumento per tutto, perché quello che voglio fare ora è mettere la stella al posto del lasso, della figura nera del lasso, e che venga trascinata uguale insieme alla carta durante tutto il movimento avanti e indietro, da destra a sinistra. Quindi anche qui dobbiamo caricare, aspetta, questo chiudiamolo, andiamo su, questo l'abbiamo già impostato, no, sbagliato, qui bisogna mettere stabilizza sottopunti, è importante, e carica coordinate, che va nella cartella tempo che avevamo visto prima, e caricherà i dati del tracciamento. Leviamo questo, ecco perché non era andato via prima. E con la traccia video 2, chiamata video 2, l'abbiamo impostata correttamente. Ora andiamo nella prima traccia e mettiamo carica coordinate, va bene. Qui invece mettiamo traccia sottopunti. Disegna vettore l'abbiamo già levato, e questo si può lasciare così com'è. A questo punto, nella traccia più in alto della nostra stella su sfondo trasparente, è una PNG su sfondo trasparente, ecco, siccome qui si vede lo sfondo di questo, la leviamo, è disattivata e disarmata, e abbiamo levato anche l'eseguitraccia, il playback. Adesso andiamo in questa e facciamo aggiungi effetto, e prendiamo l'effetto condividendo dal video 1, non dal video 2, dal video 1. Ora le impostazioni che abbiamo sul video 1 vengono riportate come shared effect anche sul video 3. A questo punto ricontrolliamo, traccia sottopunti va bene e carica coordinate va bene. A questo punto disattiviamo l'effetto nel video 1, e quindi ora avremo le due tracce armate, che sono video 2 e video 3, che ha la stella con sfondo trasparente. Il video 2 ha la sua configurazione, perché è indipendente da quelle altre che abbiamo messo stabilizza sottopunti, attenzione, non traccia sottopunti come sembrerebbe logico, però a me funziona in questo modo, e carica le coordinate del moto che avevamo salvato in temporanea. E qui lo stesso, c'è l'impostazione che abbiamo nella traccia video 1, che è traccia sottopunti, perché deve tracciare, cioè deve seguire il movimento, e carica anche qui le coordinate del movimento. Allora andiamo nella traccia video 3, ricominciamo da capo, e andiamo in camera e puntiamo la freccia sul, spostiamo, basta cliccare e trascinare, è abbastanza facile. Poi per non vedere il box verde facciamo così. Adesso diamo il via alla riproduzione, in questo caso caricando le coordinate nelle due tracce visibili, cioè nel background, nello sfondo dove io la mano muove la carta, e lo stesso movimento però riguarda anche la traccia della stella, si dovrebbe avere il tracciamento desiderato. Andiamo il via. Anche qui ci vorrà diversi minuti, anzi è anche più lenta della prima fase di tracciamento, perché deve fare più azioni, deve stabilizzare il movimento, caricare e stabilizzare il movimento nella traccia video 2,
e caricare e tracciare il movimento nella traccia video 3, e quindi, come si vede, infatti è ancora più lunga. Si può guardare anche che è abbastanza impegnativo per il mio processore i7, però non molto potente perché ha 2,2 di frequenza. Comunque tagliamo e ci rivediamo da questa parte quando si era visto durante il tracciamento e c'era il salto, e qui rivedremo il salto, come si comporta con la stella. Ecco, dovremmo essere vicini, su per giù da queste parti c'era stato il salto, e il salto, essendo stato memorizzato nel file temporaneo, viene riprodotto, viene ricaricato tale e quale anche nel filmato. Purtroppo non mi è riuscito a trovare il modo di eliminare questo unico salto. Ripeto, in tutti gli altri esperimenti che ho fatto, in tutte le altre prove, che sono decine e decine, mi saltava in continuazione nei posti più impensati, e sinceramente non ho mai capito bene perché succede questo errore di valutazione. Ecco, ormai dovremmo esserci vicino. Ecco, ora ci dovremmo essere davvero. Prima mi ero sbagliato, avevo anticipato troppo il punto in cui saltava, perché salta proprio all'estremità destra del movimento. Eccolo qua, la nostra stella ha fatto il salto non per colpa sua, ma perché praticamente lui segue fedelmente il tracciamento che era stato riportato prima. Adesso è ritornato, e per tutto il resto dell'escursione fino a sinistra e il ritorno a destra andrà tutto bene, non ci saranno più problemi. A questo punto faccio un altro taglio e ci rivediamo alla fine. Ecco, siamo arrivati quasi alla fine e non sono successi, come dicevo, altri errori di tracciamento, e quindi possiamo considerare, anche se non è vero, il video di playback è riuscito, e quindi se vogliamo tenerlo e ci va bene così, possiamo passare alla fase di rendering, quando otterremo finalmente il nostro filmato finale con la stella che segue la nostra carta, il nostro asso di fiori. Bene, tutti i consigli che potevo darvi ve l'ho dati. Ricordatevi, la cosa più importante è di scegliere un block target unico, che non deve rappresentarsi in nessun'altra parte del frame. Questo target poi non deve mai uscire durante tutto lo scorrere del filmato, non deve mai uscire dai limiti del frame, e i movimenti devono essere il più lineari e lenti possibili. Io ho fatto esperimento con un pendolo che però era velocissimo e perdeva istantaneamente la sincronizzazione del tracciamento. Ho fatto anche esperimenti con filmati fatti a mano, girati a mano, con grossa stabilità e grossi salti, e anche lì non riusciva assolutamente a tenere il tracciamento. Questo è un video pensato apposta per renderlo il più possibile adatto a un tracciamento riuscito, e avete visto che un errore è comunque venuto fuori. Lo stesso manuale in realtà dice che esistono programmi complessissimi, molto grossi, che fanno la fortuna di intere ditte di software. Figuriamoci quindi se un programma dentro un po' grezzo, dentro Cinerella, sia a quei livelli lì. E infatti consiglia di fare stabilizzazioni di video un po' mossi o poco di più. In realtà la potenza e la configurabilità del motion tracking in realtà non è buona, è molto buona, volevo dire, e agendo su vari parametri, sui tantissimi vari parametri, sono sicuro che uno riesce a tirare fuori qualcosa di molto valido. Io sinceramente mi ci sono scontrato troppo, e dopo aver ottenuto questo risultato qui ho deciso di fermarmi, e magari se qualcuno me lo vorrà spiegare meglio, bene, altrimenti mi fermo per ora, mi fermo qui. Passiamo quindi a un secondo esempio di stabilizzazione di un video mosso e non più quindi del tracciamento. Carico un altro file di questo capriolo
che mi guardava mentre lo riprendevo e poi decise di scappare. Siccome ho usato una macchina fotografica con ingrandimento al massimo, col tele messo al massimo e senza cavalletto, il video è estremamente mosso. Infatti, guardate qui quanto si muove. Anche in questo video ho tagliato i pezzi più, lo spezzone di filmato, il più regolare e più comodo per ottenere un buon risultato. E ora andiamo a calcolare la stabilizzazione. Proviamo a stabilizzare questo video. Si può usare lo stesso Motion CV o Motion HV che abbiamo visto prima per ottenere un buon controllo e anche dei buoni risultati. Però io questa volta voglio usare il Motion 5.1 che è tipico della versione 5.1 e che è specializzato proprio sulla stabilizzazione dei video e non sul tracciamento come prima. È piuttosto facile da usare perché anche se ci sono diverse impostazioni che più o meno sono simili a quelle altre, anche se gli algoritmi che usa sono molto diversi, in realtà le configurazioni di default vanno bene quasi sempre, cioè pochissime volte c'è bisogno di cambiare i parametri. In realtà in questo caso l'ho cambiato. Ecco, qui si vede, ingrandiamo per vederlo meglio. Si vede che è molto diverso dall'altro effetto del plugin del moto. Allora, il block target è questo cerchio e l'area di ricerca sono i successivi altri tre cerchi che sono racchiusi in un box e poi c'è ancora un box ovale ancora più grande e comprende la gran parte del fotogramma. Si possono aumentare il raggio con questo e di default è a 50 e lo lasciate a 50. Invece il centro era più o meno, capitava qui che è l'esatto centro del fotogramma, io invece l'ho spostato più in alto per evitare il capriolo. Infatti il capriolo, anche se per gran parte del video sta fermo, immobile, mi guarda impaurito o curioso, non lo so, a un certo punto scappa. E se il tracciamento è sul capriolo, appena il soggetto si muove, appena il capriolo si muove, salta, assolutamente salta all'istante il tracciamento. E quindi conviene, quando si tratta di stabilizzazione del video, ripeto, conviene scegliere una parte del background che è immobile per tutta la durata del filmato. Anzi, i professionisti, ho visto, consigliano addirittura che se ci sono elementi mobili, come il capriolo che da ultimo scappa, conviene mascherarli con un roto, un'operazione di roto, in modo da escluderli dal calcolo. In questo caso non ce n'è bisogno e si ottiene un buon effetto anche senza bisogno di lavorarci più a lungo la mascheratura. Poi si abilita il tracciamento e vabbè, tutte le altre cose che ho spostato, tutti i 50 sono di default. Le altre cose che ho spostato è appunto per alzare il centro del block target al di fuori del capriolo. E a questo punto semplicemente si può iniziare il tracciamento. Ecco, è stato anche abbastanza veloce. E come prima si è formato un temporaneo che si chiama Motion 5.1. È stato fatto apposta per non sovrapporre i file degli altri tipi di plugins, in modo da restare indipendente e poterli usare anche consecutivamente più di uno. A questo punto si ritorna ad aprire, piccoliamo, si ritorna ad aprire il plugin e disabilitiamo disegna vettori e abilita il tracciamento. Se lo riproduciamo, il tracciamento calcolato precedentemente viene caricato automaticamente, senza bisogno che ci sia impostazione adatta, automaticamente viene caricato e abbiamo la nostra stabilizzazione. Si vede infatti comparire le bande nere, ma si vede anche quanto resta molto più stabile rispetto al moto del video originale. Vabbè, fermiamoci qui.
E a questo punto si fa il rendering, se siamo abbastanza soddisfatti del risultato è indispensabile a questo punto fare il rendering e una volta, per non perdere tempo, non lo fo e caricherò il filmato e dandogli il via si vede che è più stabile, però appunto c'è la presenza delle bande che dobbiamo levarle e levare queste bande è veramente facile. Anzi, ci conviene andare nel punto in cui c'è la banda maggiore, nera maggiore. Quassù, poi si va nella camera e ingrandiamo con Shift Click, ingrandiamo fino al bordo. A questo punto, se riproduciamo, il nostro video è al massimo stabile e non c'è la noia delle bande nere. L'abbiamo ingrandito e quindi sgranerà un pochino, e soprattutto in questo video qui che è di pessima qualità perché la mia macchina fotografica è solo 480p di risoluzione, quindi basta già, è molto pixeloso e la risoluzione è troppo bassa. Ingrandendo si peggiora ancora di più, però il concetto è quello e il risultato è anche abbastanza accettabile, via. Bene, con questo secondo esempio abbiamo finito il motion tracking che è stata veramente dura per me perché ancora non ci sono riuscito a entrare dentro completamente. Nel prossimo facciamo un altro bel plugin, il Chroma Key.